Come va la nuova Honda Jazz ibrida? Beh, c'è solo un modo per scoprirlo, provarla davvero. E così oggi, dopo averla sezionata, testata, provata qui in pista con il nostro ingegnere e tutti i nostri strumenti, beh, vi racconteremo, come al solito nero su bianco, i suoi pro e contro. Perché qui oggi alla Honda Jazz Hybrid, beh, daremo anche i voti con il mitico pagellone di automoto.it che trovate alla fine del video. È un'auto intelligente, la nuova Jazz. Sì, perché lei è una segmento B, quindi un'auto compatta, ma a differenza delle sue rivali dirette, quindi soprattutto Yaris e Clio, lei è una monovolume, quindi ha questa classica forma a ovetto che la rende un po' simpatica, se volete anche un po' tenera, ma anche assolutamente geniale dal punto di vista dell'abitabilità. È vero, questa forma d'auto non andrà più tanto di moda, ma io invece la adoro letteralmente perché la trovo assolutamente intelligente, visto che riesce a sfruttare al meglio lo spazio. Questa Jazz in un certo senso mi ricorda un po' un'auto che si è estinta ormai, la Ford B-Max, non so se ve la ricordate. In più la Jazz ora è disponibile solo in una variante ibrida che sfrutta una tecnologia un po' diversa da quella delle sue concorrenti dirette. Qui il grande protagonista è un bel motore elettrico da 80 kW, quindi bello sostanzioso, che corrispondono a circa 109 cavalli. Un motore elettrico che riceve linfa vitale grazie all'energia recuperata in frenata durante le decelerazioni e poi stivata in una piccola batteria agli ioni di litio. Oppure da quella generata direttamente da un motore termico a benzina. Un 4 cilindri benzina 1500 con raffinatissima distribuzione VTEC, quindi con fasatura e alzata variabile delle valvole di aspirazione. Il motore a benzina quindi funziona essenzialmente come un generatore, tranne che in autostrada. Ad alta velocità costante si chiude una speciale frizione e il 4 cilindri si collega alle ruote, facendole girare. Un sistema ibrido simile a quello della sua sorella maggiore, la SUV CRV, particolarmente ardito dal punto di vista tecnico e ingegneristico, tanto che, pensate, può fare letteralmente a meno di un vero e proprio cambio. E poi una curiosità, il serbatoio della benzina sulla nuova Jazz si trova qui, sotto ai passeggeri anteriori, mentre dietro, dove di solito, si trova la batteria del sistema ibrido. Insomma, un'auto diversa da tutte le altre per tecnica e filosofia, e quindi proprio per questo mi piace. In più lei è una vera auto giapponese, visto che viene costruita proprio in Giappone, non lontano da Tokyo. La Jazz è un'auto intelligente perché fa di necessità virtù. La qualità costruttiva, per esempio, come sempre accade sulle auto di segmento B che devono contenere al massimo i costi, non è sempre impeccabile. Eppure i giapponesi sono riusciti a prendere alcuni accorgimenti particolarmente furbi per avere una resa finale superiore alle aspettative. Gruppi ottici davanti, belli per una segmento B, full LED, ben integrati, abbagliante automatici ma non a matrice. Dietro invece, più classico di così si muore, tradizionali lampadina incandescenza. Fuori l'ingegnere ha trovato accoppiamenti non sempre perfetti come in questo caso, però a onor del vero va detto che è abbastanza tipico nel segmento B. Una qualità costruttiva in parte confermata dalla nostra prova portiera. Avete sentito? Il rumore non è così ovattato per via di una guarnizione giroporta poi non così abbondante, ma anche di uno sportello che tutto sommato rimane piuttosto leggero. Si sente un po' un rumore di lamiera quando vado a chiudere lo sportello. Ma ciò che conta davvero, cioè ciò con cui poi si viene a contatto più di frequente, secondo me è invece fatto molto bene, come queste ghiere trasmettono una bella idea di solidità e di qualità, così come questi satelliti dietro al volante. Peccato per questa finitura del tunnel centrale che è un po' sporchevole e soprattutto rischia di graffiarsi, ma soprattutto per la leva del cambio. Un'auto così sofisticata secondo me avrebbe meritato qualcosa in più della classica leva, anche perché con questa soluzione si rischia spesso di non capire bene qual è la posizione che abbiamo inserito, e questo ci costringe a guardare continuamente il display almeno in manovra.
Le plastiche all'interno sono tutte dure, eppure rivestendo in pelle sintetica le parti della plancia e dei pannelli porta più esposti, sono riusciti a dare un tocco di raffinatezza inaspettata. È vero, le plastiche nelle zone basse rimangono dure e croccanti e a volte producono qualche scricchiolio di troppo durante la marcia. Bellissimi e comodi i portabicchieri a mensola davanti alle bocchette. Geniale poi l'airbag centrale nascosto nel bracciolo, pensato per proteggere i passeggeri anteriori in caso si scontrino tra loro durante un urto laterale. Intelligente la superficie dei sedili, è lavabile e impermeabile. La posizione di guida è assolutamente turistica, si sta con le gambe ben piegate, il volante un po' inclinato in avanti, insomma una posizione di guida tipica da monovolume che rinuncia a qualsiasi velleità in termini di sportività. Si sta anche volendo un po' in alto, il sedile come vedete è regolabile manualmente, non come su un vero e proprio SUV, ma quel tanto che basta per avvertire quel senso di dominio della strada che infonde tanta sicurezza a molti automobilisti. L'altro punto di forza di quest'auto, oltre ai consumi, è l'abitabilità. Eh sì, perché la forma a ovetto, tipica delle monovolume, ha permesso di ottenere un abitacolo super spazioso in relazione alle dimensioni esterne. Guardate quanto spazio abbiamo rilevato per le ginocchia di chi siede dietro. In quattro qui c'è spazio a volontà, si viaggia come i pascià. Si sta veramente comodi, molto più che su una classica rivale diretta di segmento B senza questa forma a monovolume. Il quinto passeggero però come sempre è un po' sacrificato, non tanto per il tunnel centrale che comunque c'è ma è molto poco pronunciato, quanto per lo spazio che è veramente stretto. Come su praticamente tutte le segmento B non ci sono bocchette di ventilazione dedicate, in compenso ci sono almeno due belle prese USB. Tra le tante piccole cose geniali, beh, un porta smartphone ricavato nel sedile, poca spesa, tanta resa. I nostri test dedicati alla rumorosità ci dicono che la nuova Honda Jazz è un'auto mediamente silenziosa quando si viaggia in statale e in città. Le cose cambiano quando si è in autostrada a 130 km/h, ma soprattutto in piena accelerazione, quando il motore termico sale eccessivamente di giri, peraltro in maniera non così proporzionale alla velocità, facendo pervenire all'interno dell'abitacolo un po' troppo rumore. Meglio continuare a guidare con calma, quindi sfruttando le potenzialità dell'ottimo ibrido Honda. Anche perché, quando si avanza in elettrico, senza scomodare il termico, la silenziosità diventa assoluta, come rivela il dato che vedete in grafica. Il discorso invece cambia per il baule, perché gli ingegneri giapponesi hanno sistemato proprio qua sotto il pacco batterie del sistema ibrido e questo ha portato via spazio prezioso al vano. I litri rilevati dall'ingegnere sono inferiori al dichiarato, ma in generale, in termini assoluti, non sono poi moltissimi. Lo dimostra anche la prova empirica con le nostre valigie cinesi. Ce ne sono state solo tre, più uno zaino, ma abbiamo dovuto rinunciare a quella più grande del nostro prestigioso set. Il vano però nasconde tante belle sorprese, perché qui c'è un piccolo doppio fondo con una sacca piena di cose utili. Intanto il kit di pronto soccorso, ma anche il raschietto per il ghiaccio, una tanica se si rimane a secco, guanti da lavoro e pure un ombrellino. Insomma, la classica cortesia giapponese. C'è la sponda, non troppo grande per la verità, e la soglia non è molto alta. Attenzione poi al doppio fondo, c'è ma è veramente piccolo. E poi niente ruotino di scorta, ma solo il kit di riparazione che si trova in questo apposito vano laterale. In compenso questa quarta serie della Jazz ha salvato, per fortuna, i sedili magici, una di quelle soluzioni geniali in puro stile Honda che permette di caricare oggetti dalle forme anche più disparate, ma soprattutto di avere una tonnellata di versatilità, cosa assai rara su un'auto così compatta. A livello di tecnologia, questa Honda si è completamente riscattata rispetto al passato, colmando pienamente il gap con le concorrenti, cosa che non avveniva sempre nel recente passato. Davanti a me c'è una strumentazione interamente digitale, molto bella per quanto riguarda la risoluzione, che è davvero ottima, le animazioni non laggano mai, non sono mai in ritardo. Forse è soltanto un po' troppo ricca di informazioni senza che queste siano delimitate in aree specifiche e questo non le rende sempre facilmente trovabili al primo colpo. Molto bene invece il display
centrale che è sufficientemente grande, risponde in maniera molto fluida e rapida ai comandi e al tocco. Funzionano bene i comandi e l'assistente vocale, che risponde con questa faccina molto simpatica al comando OK onda, e soprattutto non mancano gli irrinunciabili Apple CarPlay, che funziona anche senza fili, e Android Auto, che invece ha sempre bisogno del classico cavo. I giapponesi, già che c'erano, hanno anche aggiornato le tecnologie di assistenza alla guida, che ora sono davvero completissime, soprattutto se consideriamo il segmento di appartenenza di questa Jazz. Qui si può avere una guida assistita piena di livello 2, che peraltro funziona abbastanza bene, soltanto il mantenimento della traiettoria a volte è un po' troppo ansioso. Beh, alla Honda sono stati di parola. L'accelerazione nello 0-100 che abbiamo rilevato è esattamente identica al dato dichiarato, meno di 10 secondi. Significa che la Jazz Hybrid non è un fulmine di guerra in termini assoluti, ma per muoversi in città, che poi come abbiamo visto è il suo pane, beh, c'è tutto quel che serve, eppure qualcosina di più. Nessuna particolare sorpresa poi in frenata. I valori che abbiamo rilevato sono nella norma, soprattutto considerando il fatto che questo esemplare monta pneumatici invernali. L'impianto però ha manifestato qualche segno di affaticamento durante i ripetuti test del nostro ingegnere. Il test di ripresa è andato bene, considerando il tipo di auto, beh, il valore che abbiamo rilevato non è per niente male. Merito di un sistema ibrido che mette a disposizione un elettrico sempre pronto a rispondere ai comandi del gas, ma il merito va anche al fatto che qui non c'è un vero e proprio cambio e quindi non bisogna aspettare i tempi di risposta di un convertitore, di un CVT o di un doppia frizione. Dietro c'è un semplice assale a ruote interconnesse, ma la Jazz si è dimostrata tutto sommato un'auto comoda grazie ad ammortizzatori piuttosto morbidi anche sulle sconnessioni più importanti. Certo, è un'auto assolutamente cittadina che non ama particolarmente farsi tirare il collo, ma come giusto che sia su un'auto così pacifica e di questa taglia. Lo sterzo è leggero, quello che serve per muoversi con agilità e senza stress in città, ma non rinuncia comunque a un buon grado di precisione, pur non essendo velocissimo. La sicurezza poi è garantita da un'elettronica che supervisiona tutto in maniera molto conservativa, ma senza per questo mettere in campo interventi dell'SP troppo bruschi o violenti. E il cambio? Beh, non è che me lo sono dimenticato, è che proprio non è previsto da questo sistema ibrido. Qui c'è solo un riduttore, come sulle classiche auto elettriche. Ma siamo alla prova parcheggio e quindi proviamo, come sempre, la manovra. La Jazz è un'auto veramente facilissima da parcheggiare grazie a un raggio di sterzata davvero generoso. La visibilità non è male grazie al montante anteriore che è sdoppiato, quindi ha una porzione di vetro che mi permette di vedere fuori. Attenzione però che comunque questo montante non è esilissimo e crea qualche ostacolo. Dietro il montante invece è più grosso, quindi qualche problema di visibilità. Per fortuna il lunotto è bello ampio e poi c'è anche una retrocamera che è di serie. La risoluzione è nella media di quello che si trova nel segmento, mai definitissima e non ottimale, soprattutto quando c'è buio. Un ibrido ardito ma anche efficace? Beh, i risultati dei nostri test hanno dell'incredibile. Nel nostro ciclo di prova in condizioni reali, il temibile cappio di automoto.it, il nostro ingegnere è riuscito a strappare una media ben superiore ai 20 km litro, un record assoluto nei pro e contro di automoto.it. Risultati di consumo eccezionali, che diventano strabilianti in città, dove se si è particolarmente bravi a sfruttare al massimo l'ibrido, si possono fare anche più di 26 km con un litro. Il tallone d'Achille di questo ibrido rimangono solo i lunghi viaggi ad alta velocità costante. A 130 km orari, quando il termico diventa il motore di trazione e lavora ad alto numero di giri, la Jazz soffre di più e si rischia di non andare oltre i 14 km litro.
una vera campionessa in termini di efficienza. Se macinate tanta strada in città, in un contesto tipicamente urbano, beh, è difficile trovare di meglio a livello di consumi. Ma quanto costa questa piccola campionessa di consumi e spazio? Beh, come al solito noi ve lo raccontiamo andando al di là dell'inutile listino. Ufficialmente la nostra versione Executive supera i 25.000 euro, ma sul mercato si trovano auto reali in vendita già a 21.000 euro. Rinunciando a qualche optional e accedendo agli incentivi con rottamazione, poi si può scendere fino a 18.000 euro. Un prezzo che, così, inizia a essere interessante, considerando il livello di sofisticatezza di questa Honda. Si può avere anche con una rata, 180 euro al mese e un anticipo di 3.500 euro. Molto buoni i costi di mantenimento e il primo tagliando è nella norma. E a voi è piaciuta la nuova Honda Jazz ibrida e soprattutto vi è piaciuta questa nuova prova strumentale di Automoto.it? E se volete raccontatemi tutto come sempre nei commenti qui sotto. Ciao alla prossima auto e soprattutto voi prendereste lei un po' più monovolume o una classica Yaris Hybrid?